Ciao a tutti gli appassionati di calcio e tifosi della Juventus. Oggi abbiamo una notizia bomba che riguarda il futuro della Juventus. Dopo la notizia di ieri, data quando ancora nessuno ne parlava sulla lite tra Allegri, la dirigenza e i giocatori, oggi vi portiamo un'altra notizia clamorosa. Questa notizia farà felici tutti i tifosi della Juventus perché ascolta tutto il video con attenzione e rimarrai scioccato dalla notizia che stai per ascoltare. Vi siete mai chiesti quale direzione prenderà la Juventus nel prossimo triennio? E se vi dicessimo che c'è in ballo un cambiamento epocale che potrebbe rivedere un volto noto al timone della società? Non stiamo parlando di fantacalcio o fantadirigenza. Prima di tuffarci in queste rivelazioni, un piccolo promemoria. Se amate la Juventus e il calcio in generale, assicuratevi di iscrivervi al canale e attivare le notifiche, così non perderete nessun aggiornamento su queste ed altre notizie brucianti. Claudio Zuliani ha scatenato un vero e proprio vortice di speculazioni con il suo ultimo video su YouTube. Parlando del futuro della Juventus, il cronista sportivo ha lanciato un'indiscrezione che non ha mancato di sollevare sopracciglia. La Juventus potrebbe cambiare di mano entro i prossimi 3 anni, con un'entità che acquisirebbe la quota di controllo e reintrodurrebbe Andrea Agnelli alla presidenza. E ora fate attenzione qui. Il silenzio di Agnelli in tutto questo periodo è stato molto strano, ma al contempo ha lavorato sodo per quanto riguarda il riprendersi la presidenza, cedendo anche delle quote di Stellantis in modo da avere poi il pieno controllo della Juventus. Ma chi sarebbe questo fondo che prenderebbe la Juventus con Agnelli? Se ricordiamo, la Superlega, che vede Agnelli ancora tra i promotori, ha degli investitori americani, tra cui la JP Morgan, e questo ente potrebbe proprio essere la JP Morgan o qualche fondo strettamente collegato. Quindi per Zuliani la Juventus è a un bivio cruciale, con la necessità di bilanciare le finanze e alleggerire la squadra per renderla finanziariamente autosostenibile, un passo che potrebbe prepararla per una cessione importante prima che questa venga acquisita. Zuliani, attingendo da varie fonti e deduzioni, suggerisce che questo ente misterioso prenderà il controllo della squadra, come abbiamo detto, e porterà anche un cambio significativo nella leadership, con Agnelli di nuovo al comando. I tifosi della Juventus hanno reagito a questa notizia con un mix di emozioni, tra la speranza di una gestione solida e il timore di un cambiamento nella proprietà. Alcuni auspicano un futuro con figure leggendarie come Platini e Del Piero in posizioni chiave, mentre altri si interrogano sulle implicazioni di un potenziale coinvolgimento di investitori esteri. Cosa ne pensate di questa possibile svolta? Credete che il ritorno di Agnelli possa essere la chiave per una Juventus vincente e innovativa? Oppure pensate che la squadra abbia bisogno di un cambiamento più radicale? Condividete la vostra opinione nei commenti. Se questo argomento vi appassiona e volete continuare a seguire le sorti della Juventus e del calcio italiano, lasciate un like, iscrivete al canale e attivate le notifiche. Il vostro supporto è fondamentale per continuare a portare alla luce le verità che altrove non trovano spazio. Quindi, cari tifosi e appassionati, il futuro della Juventus si preannuncia ricco di sviluppi e potenziali sorprese. Mentre attendiamo ulteriori dettagli, una cosa è certa: il mondo del calcio non smette mai di stupirci e noi saremo qui per raccontarvi ogni novità.